Salve ragazzi e benvenuti al Kuro Naeda Live Show. Kuro Naeda, il live show. Bastarda, bastarda. In prima fila al tuo posto, ora rilassati un po'. Puoi trovare il contenuto giusto, perderai la testa per questo show. Non hai più scuse per non restare qui, da solo capirai che è fatto così. Tra giochi e risate ti incanterai, Kuro Naeda Live Show. Salve ragazzi, vi do il benvenuto al Kuro Naeda Live Show. Ah, che bella questa inquadratura. Un po' mi fa venire tristezza perché, oltre che non è Pokémon, però è la cosa più che ci assomiglia. Little Miss Fortune, non l'ho capita, qui me lo deve spiegare qualcuno. Ciao Bea, ciao Ema e ciao il caffè delle 21. Chi mi ferma a bere? E lo Kuro, come stai? Sto bene, Demon, sto bene. Anche se oggi mi hai visto giocare a Lobotomy Corporation, che gioco Lobotomy Corporation non sta troppo bene. Probabilmente anche dopo live mi troverete, se volete, punto esclamativo Discord. Dopo live probabilmente sarò su Discord a giocare a Lobotomy Corporation. Ma stasera, dopo aver finito finalmente il finale di Fire Emblem, incredibile, incredibilmente abbiamo finito Fire Emblem, non ci credevo troppissimo, sarò sincero, ma ci sono riuscito. Rally Cortisente sta lurcando bene. Ho sparato il nome di un gioco che ho visto su YouTube Shorts ultimamente. Non so che cosa sia, ma invece sto per aprire il gioco che giocheremo oggi. Eccoci qua. Non ho idea di cosa sia. Non so niente, niente. Anche in italiano, wow. Anche in italiano abbiamo la traduzione. Apparentemente. Bello il caricamento infinito. Vi avviso che il volume potrebbe essere un po' alto, perché non ho mai aperto, quindi non ho mai... Ok. Premi un tasto. Lumentail. Ok, non c'è nessun tipo di suono... Come gioco? Ok, impostazioni. Render resolution, quality ultra. Texture quality high. Vabbè, minchia. Non so che cosa posso aspettarmi da sto gioco. Audio settings. VGM abbassiamo un pochino. Master audio. JRPG. E dovrebbe essere molto simile a Pokémon. Madonna mia, per il volume... Già, ancora abbastanza assordanti il bip 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 bip. Aspetta, alzo un pochino. Ops. Pardon. Ok, proviamo. Non so niente, quindi partiamo. Forse si gioca meglio col controller che con... Vabbè, vedremo. Molti secoli fa esisteva un impero. Questo regno prospero ed idilliaco, che sembrava essere uscito da un sogno. Ok. Era la prima manifestazione di una realtà in cui gli umani convivevano con gli Animon, che sono i Pokémon 2.0. La loro collaborazione permise a questo stato di crescere e svilupparsi, divenendo una vera e propria utopia. Nessuno poteva mai aspettarsi ciò che accadde in così poco tempo. Esatto, attaccò la nazione del fuoco. Quel regno, così incredibilmente felice, si ritrova improvvisamente spezzato e distrutto da una gravissima guerra civile.
Ma la musica, quell'impero, una volta culla delle speranze di pace del mondo, divenne improvvisamente un crogiolo di disperazione e dolore. Solo dopo molti anni di truci battaglie, le due parti decisero di posare finalmente le armi per separarsi l'una dall'altra. Che documentario incredibile! Mette in luce vari elementi che forse non tutti gli abitanti di Talea conoscono. Ma ancora oggi, secoli e secoli dopo quel conflitto, Talea resta divisa in modo solido. Ok. Purtroppo è chiaro che non riusciremo mai ad essere certi su ciò che accadde in quella lontana epoca. Dipende, credo che dipenda, Ema. Forse crogiolo, crogiolo è sostantivo, crogiolo è verbo. Non è forse circa il periodo in cui l'uomo si è avvicinato per la prima volta a quelle creature? Lei cosa ne pensa? Come anche lei ha già detto, purtroppo determinare una causa precisa ci è difficile. Nemmeno gli scritti più antichi a cui abbiamo accesso ci permettono di fare luce sulla questione. Il modo in cui tutt'oggi ci rapportiamo con queste creature deriva indubbiamente da quell'epoca passata. Come ormai ben sappiamo, nonostante alcuni siano innocui ed amichevoli, altri sono pericolosi e violenti. Gli Animon sono esseri veramente vari e indecifrabili. Eppure, nonostante tutto questo tempo, le nostre informazioni sono però ancora limitate. Qual è l'origine di queste creature? Perché, con l'accento grave, quindi perché sono in grado di suscitare in noi delle emozioni, di interagire con la nostra anima? Come con la nostra anima? Attualmente non abbiamo risposte, ma io sono dell'idea che per avere certezza in merito dovremmo intensificarne lo studio. Dottor Kapan, lei sta già facendo grandi passi in questa direzione, o mi sbaglio? Non voglio prendere meriti che non mi appartengono. È solo grazie al generoso finanziamento fornito dall'Ari se sono riuscito a realizzare... Ehi, prontolone! È ora di svegliarti! Ah, questa è mia madre, immagino. Guarda che... Ops. Oddio, sono una ragazzina, effettivamente. Ah, che incubo. Dovrei andare a vedere cosa vuole lo zio. Sono una ragazzina! Curioso questa fusione tra pixel art e modelli... Modelli 3D... Apri menu, esc. Medicine, ingredienti, bilie? Le bilie? Sistema. Si può già salvare, vai. Casa di Kapan. Come Kapan? Non sono io il dottor Kapan? Cioè, non è il dottore il dottor Kapan. Guarda, aspetta. Ci sono un sacco di cianfrusaglie. Qualcuno dovrebbe mettere a posto. Computer? Cos'è sta roba? La TV sta trasmettendo un interessante documentario sulla storia di Talea. Ok. Beh, sono una re. Ah? Dov'è Mocha? Dai, Mocha, vieni! Chi è Mocha? Oddio! Ma è un Animon quello. Spero che tu ti sia caricato a dovere. In Italia? Sì, sì, sì. È per quello la Mocha. Sì, sì, sì. Mamma! Quindi ora... What the fuck? Cioè io ho già una... No. Comunque, in realtà possiamo anche aumentare il volume. Pensavo fosse più rumoroso, invece... Meglio. Ok. Ci sono un sacco di rarissimi oggetti da collezione della contrada di Borgo Iride.
Credo che siamo, cos'è? Siamo nipote del... Ti fa pure il caffè. Infatti, sai che non sarebbe male. Avevo visto tipo uno short di, una, di uno che tipo diceva, oh, ma c'è da accendere? C'è sta qui, dice, va bene, parte il combattimento, tipo, in realtà tira fuori Charmander con la coda e gli accende la sigaretta. Quindi voglio immaginare che nella vita di tutti i giorni effettivamente i Pokémon verrebbero utilizzati anche per piccolezze. Dove devo andare? Ma cos'è? Ma quanti studi ci sono? Scusa, ma sono in un dormitorio? Ah, forse sono una studentessa di un dormitorio? Ma poi il mio Animon, scusa, si è messo in carica, quindi... Cioè, gli Animon sono tipo... creature... tipo gli yokai, che possono essere anche oggetti o simili. Come funziona? Vabbè, scendiamo. Ah, pare che lo zio non sia qui. Probabilmente è nel suo laboratorio. Ma che polmoni ha per gridare così forte? Non fuma. Ah, siamo quindi la nipote. Credo abbia molto senso. Non so cosa ne penso di questo stile grafico. Però è curioso. Ma scendiamo. A me piace assai. È un mix, perché è strano. Eccoti qui, finalmente, dormiglione. Che ci vuole per svegliarti, le cannonate? È colpa di quelle tue cavole di interviste se sono rimasto sveglio tutta la notte. Ah, sono un lui, ok. Vabbè, la voce rimarrà uguale. Ehi, ehi, Alex! Ti dico sempre di spegnere la televisione prima di dormire. Ti dico sempre di spegnere la televisione prima di dormire. Ma bando alle ciance! Oggi è un giorno importantissimo! Te lo ricordi? Ti hanno contattato per partecipare a qualche altro show televisivo? No, sciocco! Oggi è un giorno molto più importante! È il tuo compleanno! Il bambino o la bambina, esatto. Ah, già. Ma allora, zio, perché sei così contento? Perché è scritto così? Perché è scritto perché? Non è mica il tuo di compleanno. Ti ricordi quel giochino sugli Animon che sto sviluppando? Beh, proprio ieri ho finito un prototipo da farti provare. Nessuno tuo nipote, esatto. Sarà il mio primo tester ufficiale. Non è un bel regalo? Se lo dici tu... Sono certo che ti piacerà. Dai, su, giocaci! Cioè, quindi devo giocare a un gioco... Cioè, devo giocare a un gioco su... Cioè, il tutorial è un gioco? Figo però questa cosa, tipo... quinta generazione, dove ci sono sono fatti in pixel art, ma in un mondo tridimensionale. Battaglie, parte 1. Le battaglie. Nel mondo di Lumentail, gli Animon spesso prendono parte alle battaglie tra di loro. Combattendo con abilità e intelligenza fino alla fine, solo una parte rimarrà vittoriosa. Durante le battaglie, ogni Animon può eseguire un numero di azioni a turno. L'ordine delle azioni è elencato sul lato sinistro dello schermo e mostra l'ordine in base all'ultima azione eseguita dall'Animon. A seconda dell'azione che un Animon esegue, la quantità di azioni a sua disposizione potrebbe cambiare. Bello, quindi c'è un'iniziativa che non è semplicemente io te, io te. Imparare quali azioni utilizzare in qualsiasi momento in una battaglia è fondamentale per padroneggiare il sistema di combattimento di Lumentail. Non vedo quel Pokémon. No, è un Animon. Ah, ma certo, sì. Ecco, hai rotto tutto, bravo. È già del Pokémon Arcane. No! È un'altra cosa. Ogni Animon può imparare una varietà di mosse, ma può utilizzare fino a 5 durante il combattimento. Fino a 5? Ma ne vedo 4 sullo schermo. Utilizzare una mossa consuma un'azione dell'Animon.
tutte le abilità hanno un valore contro azione che determina come cambia l'ordine delle azioni. È l'animon di Pokémon, esatto. Inoltre, le mosse hanno un valore cooldown, cioè di... Ah, ok, quello con Ash, sì, esatto, era il famoso animon di Pokémon. Ok, impara a usare le tue abilità nell'ordine giusto per sfruttarle nel modo più efficace. Nuovo anime, non Ash. No, nuovo animon, ricorda? Lampeco contro The Newly. Lampeco, perché Lamp è Geco, wow. Cosa vuol dire? Avevo 11 The Newly 155... Fammi stare. Musica simpatica però. Finalmente morto, no, no. Impress, cosa vuol dire impress? Non posso. Graffio indulgenza. What the fuck? Vai. Indulgenza! Ok. Graffio! Mi fa più male lui? Perché mi fa più male lui? Graffio! Aiuto! Ha perso! Ma dai! Zio, hai fatto un... Ecco, Lampeco è diventato... Hai perso, vaffanculo! Zio, questo gioco fa schifo, è troppo difficile. Alex, su, non fare così. Andiamo a fare colazione. Visto che oggi è il tuo compleanno, ti preparerò delle moratelle da farti rigirare gli occhi. Vabbè, mi sa che ti curava, probabilmente sì, indulgenza. Ecco qui, un'altra bella girata. Bene, ora la ricetta dice... giusto. Zio, ti sei clippato per un attimo contro il tavolo. Eh? Deve essere qui da qualche parte. Ma... No. Le mortadelle davvero buone, sì. Cavoli! Alice, mi dispiace. Mi sono totalmente scordato di comprare la marmellata di morlatte. Morta la chat on stream, ma come? Aspetta, eh. No, 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 è viva. Magari riesco a fare... Fammi un attimo fare una cosetta. Forse devo fare... Forse riesco a fare... Lumen Tail. Sì. Ah, la vita bastarda, perché? Ok, un secondo, Cattura, gioco, vai. Ok, good. Brr. Eccoci qua. Dovrebbe funzionare, sì? Così ora non dovrebbe neanche più laggare. Tra la torta di fagioli e crauti. Ma... Sounds disgusting. No, è crashato il gioco! No, ti prego, non dirmelo. Crashato tutto. Perché? Ha crashato pure l'Explorer Resource. You can't stop me, Batman. Esatto. Vaffanculo. Termina attività. Ecco. You can't stop me. Bene. Rifacciamo. Stavolta vinceremo contro. Sulla cosa dello zio. E. Adesso intanto skippiamo. Skip. Hop, skip, jump. You can't stop me, Batman. There are no rules. No laws for Pokémon. Ok.
Però vorrei metterlo a schermo intero come prima. Funzionava così bene. Perché deve cambiare? Ok, eccoci qua. Funziona tutto, sì? Oh, oddio, aspetta, ci abbiamo anche un. Ah, è vero che avevamo già fatto. Carica partite. Avevamo già skippato l'inizio. Sbaglio, lagga lievemente così. Boh. Magari sono stronzo io, eh. C'è questa fortissima possibilità che io sia stronzo. Scritto Lumen Tail e non Pokémon. Lo so. Ok, sono tornato. Sono tornato. Prova. Sono vivo. Boom, boom, boom. Ehi. Però live. Ci sono? Esisto? Dovrei. Dov'è Mocha? L'abbiamo già salutata, Mocha! Dovete scrivere in chat, per favore. Il crashino era. Non so da cosa sia stato dovuto, ma. Aspetta, se provo a scrivere in chat. Ok, funziona. Se scrivo F5 raga. Proviamo a vincere la battaglia che ci propone lo zio. Ok, dai, dai. Voglio cliccare spazio, voglio andare avanti. Ok, battaglia po. Vuoi venire in posto di fare ci sarà da scegliere il prossimo fare il prossimo fare con la tromba della Prendi questo! Indulgenza! Ma indulgenza non cura! No! Non serve a niente! Zio, fa cacare sto gioco! Non è stato molto indigente. Esatto. Undiligente. Non l'ho capita, come la devi spiegare? Dilunge duete. Pregante. How do you get Duolingo? Esatto. How do you get your girl pregante? Pregananas. Zio, non è un problema. Non è che avessi una gran voglia di festeggiare, comunque. Perché non facciamo colazione come al solito? No, bisogna festeggiare! Capita solo una volta l'anno, non si può saltare! Come fare? Come fare? Zio, vuoi che vada al mercato a vedere se ne hanno ancora? Forse posso ancora trovare un barattolo o due. E già che ci sono, posso anche fare scorta di altri ingredienti. Male, sei infesteggiato! Non posso farti andare da solo! Però se non continuo la preparazione finiremo per pranzare anziché fare colazione. Non preoccuparti, c'è Mocha con me.
basta e avanza a tenermi compagnia. Ci metteremo poco, lo prometto. Va bene, ma fai attenzione. Fai portare le cose pesanti a Mocha. Greve, ma... Eccoti una lista con tutti gli ingredienti, mi raccomando. Certo. Missione ottenuta, commissioni per lo zio. Farò attenzione. Vediamo un pochino cosa possiamo analizzare qua. Un cazzo. Devo portare le cose a Mocha. Prima erano cose pesanti, ora le cose in generale. Schiavismo... etico. Ok. Vediamo un pochino come... Carino. Si possono mangiare gli animal, dici? Carina la grafica. Carino, meno il calo di frame, ma... Lumemon, sono gli Animon. Ah, sono veramente tante cose. Spero che al mercato abbiano tutto. Oddio. Ehi, questi cambi di... Con anche... Con tanto di... Sì, però, amore mio, se faccio così non vedo più un cazzo. Tanto fatemi salvare che... Oddio. Le missioni. Due limoni, un sacco di farina, tre uova e la marmellata di morlatte. Animocorisco. la D mentre reacto la battuta, non li faccio partire io. Non a mano almeno. Dovrei andare a prendere gli ingredienti. Ce l'hanno col fare le spiagge di recente nei giochi Pokémon. L'animal pollo, sì, l'animal mucca. Oddio! Sto negando! Bellino, però mi piace questa cosa, il pixel sul mondo 3D. Farsi una camminata con questa brezza che ti accarezza la pelle è qualcosa che anche gli dèi dovrebbero invidiarci. Va bene. Sono molto contento che tu sia entusiasta, amico mio. Sono abbastanza sicuro di non stare andando al mercato, però. Animo un gatto, no. Cos'è questo? Ramoscello. Ok. Ok. Abbiamo un ramoscello. Ci sei... Ui, cambi di... Ui. L'erba alta. Altro ramoscello. Secondo me nell'erba alta che succede? Niente, ok. Quelle persone ci parla. Sì, esatto. Sto aspettando i miei amichetti per andare al parco giochi. Non vedo l'ora di divertirmi sul quecce a scivolo. Ok. Va bene. Ma che fine ha fatto quel dormiglione di mio figlio? Doveva darmi una mano con l'orto. Ah, questi giovani d'oggi. Non c'è nulla da fare. Vero, i giovani d'oggi non sanno fare altro che essere bisessuali, mangiare hot chips e dire bugie. Come che era? Credo che manchi qualcosa. La longevità della nostra città è davvero elevata. Sarà perché lavoriamo duramente ogni giorno. Va bene, nonna. Vado a rubarti i soldi all'interno della casa, se non è un problema. Le piante sono la mia passione più grande. Trasformerò questa casa in una riserva naturale. Va bene. Donzella. Mia madre ha questa strana fissazione per le piante. A volte mi inquieta. Vabbè, dai. Urca. Da quando mia moglie ha deciso di collezionare le piante, ho dovuto spendere tutti i miei risparmi per costruire un secondo piano.
dato che non c'era più spazio per dormire le piante. Oh, ogni volta che guardo i suoi occhi che di gioia, mi fa sempre innamorare, nonostante ci siamo conosciuti più di 60 anni fa. No, dai, cute. Cute, cute, cute. Biberu, bara, buru, ba, bara, bara, bi, bo. Buru, buru, bi, bo, bam, bam, bim, bara, bara, bi, bo, bu. Allora. Scusami, aspetta. Ma l'albero scompariva quando c'ero sotto? Sì, e allora perché non potevo farlo anche prima? Vabbè. L'animon più forte è Toxigal. Nessuno può fermarlo. Sarà anche il più forte, ma The Newly rimarrà sempre quello più furbo e spaventoso. Siete ancora dei bambocci se pensate che queste caratteristiche rendano un animo il migliore. Ovviamente ciò che conta è la graziosità. Infatti il migliore è al Miuna. È troppo carino. Ok. Ma io dove cazzo? Ah, devo andare a nord. Ops. L'animo più forte è la K47. Quello ha del potenziale, devo dire la verità. La la. Ma mi sa che abbasso un pochino la qualità perché... Non so se... La quality level... Ok, ops. Ah, forse... Boh. Cioè, non che sia tutta sta gran qualità, però... Boh, mi dà un po' fastidio questo calo di frame. Ecco. Ok. Ma è carina sta cittadella comunque. Ma dove devo andare di preciso, scusami? Io sto seguendo la N, ma non è che devo andare da un'altra parte. Alt, segui. Oh! Ok, tieni il limone, tieni un sacco di farina. Oddio! Sono ancora in diretta? Che cazzo sono scomparse? Boh, mi sta facendo un attimo impazzire. Boh, sono ancora in live, sì? I have no fucking idea what happened, però... No, non sono più in live, ho capito. Guarda, da qui si vede tutto il mercato. Ok, quindi andare a parte, sono proprio sbagliato. Dai, voglio avere un animo, non voglio fare la spesa. Voglio vivere la mia Lumen Tail. Na 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 na. Ok, questo è il mercato, sì. Verdura fresca. Mi serve, no? Sacco di farina, salve. Salve, scusate il disturbo, vorrei chiedere... Oh cara, guarda chi c'è! Alex, come va? Lo zio ti ha mandato di nuovo a fare compere per lui! Ha fatto benissimo! Devi fare molto più movimento se vuoi diventare come tuo cugino da grande! Oh, lascialo stare, Alex, sei tu che devi decidere come vuoi essere, nessun altro! Ora su, cosa volevi chiederci? E tirando io, esatto. Ah, avrei bisogno di un sacco di farina. Sì. Mocha? Vai, ci pensa Mocha al trasporto. Fai attenzione mentre torni. Va bene, tanto non l'ho neanche pagato. Verdura fresca, ma non posso... Verdura fresca... Non limoni. Tu, signore, tu vendi limoni. Guarda, ti sei pieno di cavolfiori. Santa frutta, dai, frutta fresca. Che langorino, ok. Dici tu. Guardo. Tomichetti, no. Non voglio. No, esatto. Col vicino per mio zio. Ecco, limoni. E già che ci sei anche l'uva. Marmellata? No. Niente marmellata. Mi servono le uova. Naya Lavinia.
Dove le prendo le uova? Ah! E se questo è il mercato, scusami. Ah, oddio, aspetta. Un chilo di queste. Ecco lei, signorina. Ok. Guarda chi c'è, come va, piccoletto? Capan ti ha mandato di nuovo a fare delle commissioni? No, oggi mi sono offerto io. Vuole prepararmi delle moratelle, ma ha finito gli ingredienti. Che zietto modello. Dimmi un po', di che hai bisogno? Allora, avrei bisogno di alcune uova e della marmellata di morlatte. Controllo subito. Ecco a te le uova che mi hai chiesto. Purtroppo ho finito la marmellata di morlatte. E quella di quest'anno era estremamente saporita, quindi va a roba appena entro in scorta. Vorresti riprovare domani? Capisco, la ringrazio lo stesso. Allora, dovrei essere riuscito a prendere tutto, tranne la marmellata di morlatte. Che dovrei fare? Quest'anno è difficilissimo mettere le mani su qualche barattolo. Quindi andiamo direttamente a prendere nel bosco e troveremo Carimon. E anche di morlatte ce ne sono pochissime in circolazione. Faccia mia fatti capanna, zio caro. Non ne ho affatto voglia. Potrei tentare la fortuna e andare a prendere delle morlatte nel bosco per prepararla poi in casa. Però nel bosco... ci sono gli Animon. L'ho predictato! Zio caro, esatto. Diamine! Non so cosa mi dia più fastidio se andare nel bosco. O pensare allo zio che continuerà a farmi il verso perché ho avuto paura. Mamma! Però... se c'è anche Mocha con me... credo di potercela fare. Ma andiamo! Oh, finalmente andiamo a rischiare la vita per prendere delle more per il mio compleanno, peraltro. Le morlatte. Let's go! Però questi cambi continui di... Dov'è il... Bosco Rubo. More, more like morte. Oppure more, more like morte. Oppure more, more like morte. Ok, cambia di host. Oh. Provincia di... Ah, che carino. Non si dice, esatto. Provincia di Nebbiuno. Come fa la gente a venire qui? E pensare che è addirittura una meta turistica. Mocha, dammi una mano, ok? Alice è uno dei personaggi giocabili in Lumentane. È un bambino timido ma intelligente che ama creare utili gadget, proprio come suo zio Kaplan. A causa di un passato difficile, ha paura a morte degli Animon e non riesce a sopportare di essere vicino a loro. In realtà potrebbe svenire solo toccandone uno. Per fortuna, con l'aiuto del suo piccolo amico robot Mocha, Alice può evitare di essere visto dagli Animon. Comandando Mocha di andare in una direzione, Mocha agirà come una distrazione per gli Animon attorno ad esso, permettendo ad Alice di passare inosservato. Forza e coraggio! Che cosa carina! Quindi è uno dei personaggi, non è il protagonista. Lo salviamo. Borgo Iride. Ok. Una mano? Tutto più posso farti un caffè. Che carino! Sì, ecco. Quello te non mi stanno neanche caccando, no? Gli Animon, quindi. Figa, precisione... non è proprio di casa, però. Una pozione... wow, una pozione, ho trovato. Di attivamente evitare i Pokémon. Non sono Pokémon, sono gli...
Gli animali, gli animals, esatto. Gli Aribo. Allora, considerando che dobbiamo scendere di qua, sono più veloce io. Vaffanculo. Fortuna che c'era Mocha. Devo fare più attenzione. Mannaggia la pensione. Va bene, aspetta, lancio qui. Oh, vaffanculo. Ho preso un limone. Questo sì che è Art Attack, esatto. Oh, questa non mi sembra la strada giusta. Allora sì, porta sbagliata. E andrà alla parte opposta. Che carini comunque sti animali. Parte la formica dal culo grosso. Formica Minaj. Il peggio è passato. Certo che il bosco rubo è proprio pieno di Animon. Formica Minage. Ecco l'albero di Morlatte. È veramente magnifico, visto così da vicino. Ha sputato l'acqua. Se solo ce ne fossero di più facili da raggiungere, mi sarei almeno scampato quell'inferno. Bene, ora devo solo raccogliere qualche Morlatta. Molto bene, queste dovrebbero bastarci per un po'. Spero davvero che la macchina dello zio funzioni. Ci tiene così tanto a festeggiare. Bene, è ora di tornare a casa. Mocha, vediamo di sbrigarci. Si sta facendo... Oh no. Oh no, 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 no. Perché ci sono degli Animon? Non dirmi che... sono stati attirati dalle Morlatte. Ah, si stanno radunando da tutte le parti. No, 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 no. Si stanno avvicinando. Dobbiamo scappare. Di là è libero. Corri, Mocha, corri. Dovrei averli seminati. Non mi sono mai spinto così in fondo al bosco. Però almeno pare che qui non ci siano Animon. Ma corri. Eh? Oddio, sono glitchati. C'è qualcuno più avanti. Ehi? Ti senti bene? Oddio. Non c'è Animon viva. Dio. Ok. Ok. Oh! Unknown manufacturer for the optical sensor. Fail to retrieve TD version data. Hearing sensors connect. Hearing sensor operational test. Operational test. Tactile input sensor. MCA procedure. Ok, unknown manufacturer detected in secondary MC apparatus. Un po' lunga questa sezione. Ok. MCU. Quindi di preciso cos'è? Un robot quel tizio? Welcome to the AR interface. Last registered username Trey. Ah, ok, sono io, Trey. Sono io, Kurunaeda. Welcome, Kurunaeda. A brief performance test will be now performed. Personalities will perform. Ok. Ma scusami, ma non era in italiano fino un attimo fa. Please answer as you see fit. Ok. Come ti approcci allo studio di cose nuove? Cerco guido riferimenti per capire meglio.
oppure mi metto d'impegno anche se in solitaria. Ritieni più importante farsi rispettare o divertirsi? Se non c'è rispetto, non c'è divertimento. Stai andando al cinema a vedere un film per cui hai tante aspettative. Di che genere è? Animazione, avventura, fantascienza, drammatico? Tante aspettative... Non mi è sbagliato a parte Game Over. Vabbè, ora... Kuroneda non mi è sbagliato. Non è vero. Animazione, avventura, azione, fantascienza, drammatico, drammatico. Durante una competizione importante accade un imprevisto. Come reagisci? Cioè, nella mia testa sarebbe non vale da capo. Dipende che tipo di competizione. Cioè, se sto facendo una competizione che è un test, Chrono Gem. Mi arrendo mio... la... Esatto. Cioè, non vale da capo. Il mood è... No, no, non si dice, esatto. No, no, no. Nei videogiochi non mi uccido mai per ricominciare. In realtà sì, lo faccio abbastanza spesso. Quindi sì, sono più il mood non vale da capo. Mentre cammini, passi davanti... mentre cammini, passi davanti ad un grosso pulsante rosso. Cerco di capire cosa può servire. O lo ignoro. Cioè, sto camminando... dove? Così. Sto camminando per la mia vita e c'è un pulsante. Ti ritrovi in una civiltà futuristica. In questa civiltà... le persone hanno degli avatar virtuali che usano per combattere, figo. Non vedo i film, esatto. Cammini in un bosco e da un albero vedi emergere un pulsante rosso, esatto. E la ricerca spaziale ha permesso la scoperta di nuove onde EM e tante innovazioni tecnologiche. Vai, mi piace. Giusto reference. Sta per uscire un nuovo prodotto che aspetti da tanto, cosa fai? Aspetto che ci sia più calma per comprarlo o vado a comprarlo all'apertura. Non lo so, io lo preordino. Tipo Fire Emblem Engage, lo volevo. Ti stai buffando a tavola con degli amici. Al centro resta l'ultimo pezzo del tuo piatto preferito. Controllo in modo furtivo che nessuno lo voglia, ma in realtà lo chiedo anche. Tanto una volta che tu dici lo vuole qualcuno, nessuno può risponderti sì. Cioè, ora, voi immaginate, siamo al Kuroneda Life Party, cena, al ristorante giapponese. Tu rispondi sì, lo prendo. Io ti rispondo sì. Vabbè, ma solo perché siete dei bastardi, una e l'altro. Lo lecco e lo rimetto. Allora lo controllo in modo furtivo e nessuno lo voglia. The personality test is over. Ok, ma perché in inglese? Vabbè, ok. Siete dei mostri, esatto. Lasciate il verlesso per ritardo. Sì, lo vedo anche qui. Ma proprio anche su OBS è in ritardo, non so perché. Infatti sto leggendo dalla chat, dal cellulare. Tu sei svegliato! Ma è incredibile! Riesci a capirmi? Quanto fa 2 più 2? Dove sono? Mi scoppia la testa. Mi capisci? Questo è incredibile! Alex! Trey si è svegliato! Vieni a vedere! È incredibile! Ma non sono Trey. Trey? Dove te lo mando? O in reaction o in privato. 2 più 2 non fa dove sono. Lo so. Rispondo no solo perché sono stato io a lasciare solo un pezzo, Ah, è il nome che ti abbiamo dato! Sai, mentre ti sistemavo ho notato che alcune delle tue parti avevano dei seriali. TD Model 3MK1. Certo che questi componenti sono veramente pazzeschi. Sono fatti con dei criteri che non riesco a comprendere nemmeno io. Come fa questa roba a funzionare? Non vedo l'ora di aprirla ed esaminarla. Zio, è un altro dei tuoi scherzi. Ti ho detto che non sono divertenti. No, no! Alex, non è uno scherzo! Guarda con i tuoi occhi! Chi siete voi? Dove mi trovo? Ah, vedi, Alex, vedi! Questo è assolutamente incredibile!
non per rovinare il momento, ma posso avere una risposta? Non ci sto capendo più niente. Io dovrei... Dovrei... Ah, perdonami, che scarbato che sono. In questo momento ti trovi nel mio laboratorio a Borgo Iride. È stato mio nipote a portarti qui. Mentre scappavo dal Conianimon ti ho trovato per terra. Non mi addentro mai troppo nel bosco rubo, quindi non so da quanto fossi lì. Come cavolo hai fatto a finire lì in quelle condizioni? Hai incontrato qualche Animon Furor a cui non stavi simpatico? Borgo Iride. Bosco Rubo. Animon. Di cosa state parlando? Capisco non conoscere Borgo Iride, ormai è una meta secondaria, ma il Bosco Rubo dovresti conoscerlo. E di Animon c'è una bizzeffa in tutta Talea. È impossibile che tu non sappia cosa siano. Talea. Scusami, non so proprio di cosa tu stia parlando. E se devo essere proprio onesto, non ricordo nulla. Cosa? Non ricordi nemmeno come sei finito nel bosco? Niente di niente. L'ultima cosa che riesco a ricordare è di essermi risvegliato qui. Oh, che peccato. Speravo veramente di poter parlare con il tuo creatore. Chissà quanti spunti potrebbe fornire una mente geniale come la sua. Beh, bando alle ciance. Sarei molto scombussolato e confuso, vista la tua situazione. Alice, portiamolo di sopra e prepariamogli un pasto caldo. Poi potremmo discutere con calma sul da farsi. Scusate, posso sapere i vostri nomi? Immagino che il piccoletto si chiami Alice. Capelli a stella, qual è il tuo nome? Che nomignolo! Io sono Capan, sono un semplice ricercatore. E come hai ben detto, lui è mio nipote, Alice. Ora che ci siamo liberati dei convenevoli, andiamo a riempirci lo stomaco. Mi sono perso nel tempo mentre ti sistemavo ed è passata l'ora di cena. Non puoi capire che fame. Ma io mangio, sono un robot. Ma io sono a lei o lui, non capisco. E questo è tutto ciò che so. Se posso dir la mia, è pazzesco che non ricordi veramente niente. Insomma, possibile che non ti venga in mente qualcosa? Nulla, niente di niente. Gli Animon, Talea. Non saprei veramente come spiegarvi questa sensazione. Quello di cui parlate mi è totalmente nuovo. Ma stranamente anche familiare. Forse potrebbero essere degli indizi per recuperare i miei ricordi. Mamma! Cos'è questa palla ambulante? È da prima che continua a fare dei versi strani. La palla ambulante è il mio miglior amico, quindi non trattarlo male. Quindi non trattarlo male. E poi vi somigliate più di quel che credi. Alice, ho trovato Mocha quando era ancora un bambino! È stato lui a rimetterlo in funzione! E da allora sono diventati inseparabili! Oh no, Alice! Wow, che polmoni. Almeno io posso dire cose sensate. Non sono sicuro su chi sia più intelligente dei due, però. Cerchi rogne, piccoletto? Su via, non litigate! Davo a Capan più credito del dovuto. Perché? Pare che Trey abbia finalmente recuperato le forze! Sicuri di non volerle sprecare così? Anch'io speravo che avesse costruito Mocha. Adesso, ora che siamo tutti a pancia piena, è arrivato il momento dei regali? Quale regalo? Non bastavano le moratelle. Come se potessi far passare un compleanno a mio nipote senza fargli un bel regalo! Ecco qui! Zio, non sarà... Su, su! Non si aprirà da solo? Che ne pensi? È l'ultimo modello. È decisamente avanzato per l'allenamento, ma volevo assicurarmi che avessi il migliore. Non è stato per niente facile metterci le mani su... Ah, basta, zio! Non ne posso più! Ogni anno è la stessa storia!
Ti ho detto che non voglio diventare un lumen! Non mi ascolti mai! Pensi che fare regali mi faccia cambiare idea magicamente? Pensi che i soldi possano sempre risolvere tutto? Odio quegli stramaledetti mostri! Oh, che fastidio! Wow, questa sì che è una litigata. Ma che gli ha preso? Devi perdonarlo. I suoi genitori se ne sono andati anni fa per via di un incidente causato dagli Animon. Purtroppo non riesce ancora a passare sopra l'accaduto. Però, in un mondo come questo, se continua ad odiare gli Animon, non vivrà mai felicemente. Come suo zio, vorrei solo fargli capire che gli Animon sono come le persone. Alcuni sono terribili e cattivi, mentre altri sono di buon cuore e leali. Se solo potessi farglielo capire. E in ogni caso, devo andare a cercarlo. È in fretta. Trey, mi daresti una mano? Sei sicuro? Il piccoletto mi sembrava molto irritato. Non sarà meglio lasciarlo un po' da solo? Non capisci? È all'ale, si è spaventato a morte degli Animon. Se non ci fosse Mocha, malapena riuscirebbe ad andare nel bosco. Ma ora ha lasciato Mocha qui. E di notte gli Animon di Borgo Iride escono allo scoperto. Quando si accorgerà di essersi allontanato troppo, sarà già troppo tardi. Not all animals, esatto. All animals. Non c'è più tempo da perdere. Vado a cercarlo. Se vuoi aiutarmi, prendi lo zaino che ho riposto nel mobile alle mie spalle. Contiene la base per il primo soccorso. Ah. Immagino di dovergli almeno questo. Ma non ho ancora capito qual è il... Cioè, se sono un uomo, una donna... Sono un cyborg, ok, però... Che pronomi ho? Che c'è, Palletta? Vuoi venire anche tu? Ma no! Bene, allora andiamo. Questa sì che sarà una seccatura. Dovrei sbrigarmi a trovarla. Oh, minchia, beh, meno 3 è veloce. Ok. Where the fuck am I needed? Questi cambi repentini però di... Cosa mi fa vedere un pochino mal di mare, devo dire la verità. Però mi piacciono i cambi di come si dice, di cambi di DD, ecco. Erba aromatica, ramoscello, erba aromatica, ramoscello, erba aromatica, ramoscello. Mo me butto, regà, ma mo me butto. No. Non ho idea di dove andare, però. L'ultima volta che ho fatto questa cosa... Ok. Trovare, Alex. Ok, ma... Where? Aspetta che... Devo qui prendere... Arba aromatica per 2, ok. Kuro, sento che hai visto abbastanza, lascia il lurk e me lo voglio giocare. Ok, va bene. Grazie mille per il lurkino. Posso parlarci questo tizio? Non bussare alla casa di Giulia. E invece ci busso, vai. Ehi, bastardi! Smettetela di bussare! Non voglio comprare nulla! Ok, scusa, bro. Quindi nessuno mi dà consigli su come trovare Alice? Non le frega un cazzo nessuno di Alice? Non è che vanno andando nel bosco o cose simili? Vabbè, io vado per cazzi mia e vediamo cosa riesco a trovare.
In un bosco da solo di notte. Non penso che sia così facile averci provato, ok. E allora sarà andato a fanculo. Erba aromatica. Oh! Ok. Where Alice at? Senti puzza di bruciato. The newly selvatico. Ok. Duchetto speciale, ok. Quindi qui get the shit. Alright, certo che forse un pochino troppa storia e troppo poco gameplay per... Cioè, per amore ce l'ho, belle le mappe, eccetera, però... Non sarà un pochino too much? Cioè, non ho ancora fatto una battaglia che non fosse finta. Non ho catturato un... Niente. Boh, magari... Mi faceste provare l'esperienza da Lumen, che da quanto ho capito sono gli allenatori di Pokémon di questo mondo. Non sarebbe male, no? Oddio. Creepy. Fuck is this? Ok. Ah! Stupide bestiacce! Ehi, nanetto! Vuoi una mano? Oh, Trey! Aiutami! Aiutami! Attento! Come fai a non avere paura di loro? Che c'è? Preferisci che ti lasci qui da solo? No, no! Questo è il peggior compleanno di sempre! E adesso cosa faccio? Perché hai portato qualcosa? Non c'è un vero motivo. Volevo provare a fartelo piacere a forza. No! Ascoltami! Lancialo addosso a quei mostri! Fidati, funzionerà! Giocando come Trey, potrai compiere molte più azioni. Puoi combattere contro gli Animon e cercare di catturarli usando l'oggetto speciale che ho ottenuto dal regalo di Alice. Aggiungendo quell'oggetto speciale colpendo un Animon si attiverà una sequenza di cattura. Premendo lo stesso pulsante col tempismo corretto più volte, aumenterai le tue possibilità di effettuare una cattura con successo. Ok. Quindi... Lancia yo-yo? What? Ma li ho già catturati? Cioè, non c'è uno yo-yo e... Saressero andati, finalmente. Sei tutto intero? Io... Sto bene. Grazie. Mille. Tirati su, marmocchio. Vedrai di tornare da tuo zio e scusarti per come sei scappato. Alice! Stai bene? Sei ferito? Zio. Mi dispiace. Sciocco. Non mi interessano le tue scuse. Voglio sapere se stai bene. Non mi sono fatto nulla. Trey è arrivato e ha scacciato gli Animon. Oh, grazie al cielo. Li ho visti dalla passerella qui sopra e sono corso subito. Sono così felice che non sia successo nulla di grave. Ora che tuo zio è arrivato posso andarmene. Aspetta un attimo. Ah? Ah, già. Il regalo del piccoletto. Non è quello! Hai un posto dove andare? In realtà no. Ma in un modo o nell'altro me la caverò. Sciocchezze! Hai salvato mio nipote! Non posso lasciarti senza un tetto sopra la testa! Ormai è notte fonda e credo che nemmeno la volpe e la lavandina accetti più clienti. Vieni a dormire a casa nostra. Abbiamo un letto in più a disposizione. Poi domani mattina discuteremo sul da farsi con calma. Che ne pensi? In effetti non ho prospettive molto migliori.
Molto bene. E camminiamoci allora. Alice ha bisogno di riposare. Va bene, però mi fai fare un po' di gameplay? Quindi ora ho catturato due Anemon con lo yo-yo. Che giornata. Non so chi sono e non so da dove vengo. Cosa dovrei fare? Ci sarà un modo per recuperare i miei ricordi? Se non altro, Capan e Alice sembrano delle brave persone. Però non possono neanche restare qui a scrocco. Mi conviene provare a dormire. Spero che la notte porti consiglio. Non sono riuscito a chiudere gli occhi. Beh, è mattina. Dovrei andare a parlare con Capan. Quindi, missioni, borsa, ramoscello, aromatica. Sembra completamente inutile. Bene. Belli però anche gli... Non mi sembra molto un limone. Questo è un uovo. Sì, quello è un uovo, effettivamente. Uovo di cosa, peraltro, mi viene da chiedere. Esistono le galline in questo mondo? No, buongiorno. Ti sei calmato? Sì, grazie ancora. Non sarei dovuto scappare così ieri sera. Uovo umano, ovviamente. Eh beh, certo, buonissimo. È solo merito tuo se sono tutto intero. Dopo mi squeserò a dormire anche con lo zio. Non ti sembra di esagerare? Ah? Sei solo un ragazzino. È normale reagire così. Anche tuo zio lo capisce. Fa quello che fa perché ti vuole bene. Non te ne accorgi. Preferirebbe molto di più vederti con un sorriso che servirsi le tue scuse. Sai dove è tuo zio? Dovrei parlare con lui. Tra i The Wise. È sicuramente nel suo laboratorio. Se vuoi parlare con lui, seguimi. Mamma! The feel when your mama is a... Vecchia volpe! Chi avrebbe mai pensato? Ho pensato che una canzone farà il botto. Oh cazzo, è un personaggio di Dragon Ball questo. E lo singhi, ma non è tutto merito mio. Senza generosità. E poi ricorda, è ancora un prototipo. Ogni che persona. Sì, abbiamo ospiti. Ah, guarda chi c'è. Lui è tuo nipote, vero? Alice, se non sbaglio. È il mio nome, signor... Chiamatemi Max. Sono un Lumen, ma preferisco che mi diate del tu. Sto svolgendo un esperimento veramente molto importante e Max è stato incaricato di portarmi gli esemplari di cui avevo bisogno. L'esperimento è stato un successo, quindi dobbiamo ringraziarlo. Ma figurati, senza quel cervello che ti ritrovi staremmo ancora come i nostri antenati. E poi ho ricevuto delle segnalazioni riguardo al Bosco Lugo, quindi ho fatto solo una piccola deviazione. Piuttosto, chi è quel ragazzetto? Sembra tipo sveglio. Ragazzetto, il mio nome è... Trey. Che c'è? Sei nuovo da queste parti? Beh, spero che ti troverai bene. Bene, dovete perdonarmi, ma il dovere chiama. Ci si vede. Trey, hai recuperato i ricordi? Allora è veramente questo il tuo nome? In realtà no. Ah, che peccato. Però senza avere un nome è difficile comunicare, no? Tanto vale chiamarmi Trey. Non ricordo nulla, ma voi mi avete accolto. Esatto, sono ancora un edente di 3 anni. Mi hanno pure fatto inserire nel suo controllo. Usare il nome che mi avete dato mi sembra il minimo. Chissà se anche la sua personalità, i suoi dialoghi siano dovuti dalla cosa della personalità che ho fatto. Piuttosto, volevo chiederti di cosa volevi parlarmi ieri sera. Alice, stiamo per andare all'Ani Space. Vuoi venire anche tu? Grazie per l'invito, ma... Ah, devo controllare Mocha. Vado a vedere se è tutto a posto. Voi continuate pure. Ani Space? Sì. E mai interessatissimo?
è meglio così. Trey, devi sapere che ho pensato molto sul da farsi. Ieri sera ho visto tutta la scena. Hai usato l'Holoken per fermare quegli animoni in modo magistrale. Holoken? Che roba è? L'Holoken è quell'oggetto simile ad uno yo-yo che ho regalato ad Alice. È lo strumento che usano i Lumen per combattere e allearsi con gli Animon. E siccome immagino che tu non sappia nemmeno cosa siano i Lumen, questi sono una specie di guardia cittadina che si occupa di tenere a bada gli Animon selvaggi e non solo. Tipo Pokémon Ranger, allora. La gente li ama e li riverisce come eroi. Quindi quel tipo di prima era un Lumen? In effetti aveva un'aria totalmente diversa. E immagino che Alice non voglia diventarne uno proprio perché odia gli Animon. Dritto al punto. Sto provando con tutte le mie forze a fargli passare la paura, ma con scarsi risultati. Proprio per questo volevo farti una proposta. Permettimi di spiegare dal principio. Ah, va bene, non ci voglio doppiare tutto quanto. Perché sono questa voce. Parte sud sono fanatici della tradizione. Ok. Nord invece tecnologia e progresso. Ok, è l'Italia. No. Quindi a nord tecnologia, al sud tradizione, ok. Il mare o solo. Sì, ho capito tutto. Posso diventare un Lumen? Vabbè. Non capisco il nesso. Quindi sono di Roma. Ho proprietà sia del nord che del sud. VIP in tutta Talea. Chiamerebbe tutto. Considerando che è un gioco italiano, potrebbe non essere una coincidenza. Non credo che sia italiano il gioco, sì. Lumen è in italiano? Si spiegherebbe anche il perché con l'accento grave. Perché altrimenti l'avrebbero tradotto in... No, Bea! Dai! Cazzo, da sviluppatrice dovresti credere, supportare i tuoi colleghi, no? Ma perché tutto questo? Non riesco a capire cosa ci guadagni dall'aiutarmi così tanto. Cosa vuole che sia... Lo farò uscire dal guscio, lo farò diventare mio... Ah, Behind Game Studios sono italiani, ma dai! Potresti non crederci, ma mio figlio è diventato un pezzo piuttosto grosso. Beh, credo di non avere molta scelta. Se non altro è un punto di partenza. Proprio da sviluppatore vedo Rory e Sherry. Vabbè, ma... Ha maggior ragione. Segnateli e li inviamo tutti quanti. È feedback, comunque. Bene! Non c'è tempo da perdere. Andiamo alla Nistase! Oh! Fancy! Cubi volanti. E gli spiegoni, vabbè, è abbastanza un classicone, quello degli spiegoni. Purtroppo è difficile passare informazioni in maniera pulita. Che posto è questo? Mi sento strano. Oh, dicevi tu era in fretta. Questo è Lani Space. È un posto che esiste e non esiste allo stesso tempo. Cosa? So che può suonare strano, ma è proprio così. In questo momento ci troviamo tecnicamente nel mio laboratorio, ma allo stesso tempo no. E Lonely Space è uno spazio totalmente distaccato dal mondo come lo conosciamo ed è pieno dell'energia che compone gli Animon. Quando i Lumen catturano un Animon, questo viene spedito in questo spazio. Nessuno è mai riuscito a mettere piede nell'Lonely Space fino ad adesso. Ci ho messo anni a perfezionare questa tecnologia, ma pare funzionare alla grande. L'unica cosa che mi restava da confermare era la possibilità di mandare gli Animon nei posti specifici dell'Lani Space. Ma grazie agli esemplari che mi ha portato Max, anche questo è appurato. Ma giusto agli starter, sì. Certo, ci sono una cosa o due da sistemare, ma questa resta una scoperta epocale.
Pensa, ogni Lumen potrebbe avere la sua base all'interno di questo posto. Potrebbe stringere legami più forti con gli animal che ha catturato. Credo che mi giri la testa. Scusami, mi sono fatto prendere la mano. Quello che ti interessa è che posso darti io il tuo primo animal. Quadretto viola, dammi un attimo. E guarda. Ce ne sono ben 5 da cui scegliere. E ora a te la scelta. Se vuoi sapere la mia, dovresti scegliere la piattaforma bianca. L'Animon Sereum è quel che troverai, è quello più adatto a te dal mio punto di vista. Non tre come i pezzenti, esatto. Oh, che cute! Emozioni gioiose e confortevoli emergono dal tuo cuore. Vuoi proseguire? No, devo vedere gli altri prima. Questo è cute. Cute, cute. Anime... anime baby. Posso darti il bianco superiore? No! Tristezza iniziare ad affliggerti, la solitudine ti attanaglia. Vuoi proseguire? Ma no, guarda, sto benissimo anche senza queste... Molto carine le sopracciglia nuvoletta, però... Gatto elettro. La rabbia prevale nel tuo corpo. All'improvviso la tua risolutezza è ardente come mai prima d'ora. Prima dura. Vediamo quello viola. Oddio mio, è bruttissimo. Senti la paura nascere nel tuo cuore. Allo stesso tempo la tua curiosità diventa irresistibile. Bello però che il mood che ti evocano. Ma il bianco invece. Cos'è? La tua mente svuotarsi di tutti i pensieri. La calma per pervadere il tuo corpo. Cioè questo è no thoughts and empty. Il pappagliaccio. Scegli con calma. Che scelta importante. Dottor Campan, scelgo te. Allora, per il momento questo qui è il più carino. È proprio adorabile, anche se la cioè gioie, sorrisi, eccetera, mi fanno un pochino cacare, cioè troppo, troppo wholesome per me. Però il design è molto cute, carino, mi piace. D'altro canto, allora, questo qui che fa paura, curiosità, eccetera, mi piace il tema, mi fa cacare lui come design. Cioè, boh, un rospo in piedi con gli occhi che, boh, mezzi escono, mezzi no. Queste corna, tipo un cuore con le corna, non lo so. I due cani, questo col centrale forse è quello che mi piace di meno. Questo qui della tristezza, anche abbastanza tenero. Sono quelle guance e la testa gigante, forse troppo cibi per i miei gusti. Sembra un basilisco di Dark Souls. Boh. Quasi quasi vado sul pappagliaccio. Ed empty. Oh, ed empty. Andiamo sul pappagliaccio? Che dite? Allora, scelta o il pappagliaccio per il meme, oppure perché è super cute il primissimo. Quello della gioia, dell'amicizia, dei sorrisi, delle puttanate lì. Pappagliaccio gaming, vai. Oh, aspetta! Che succede? Nonostante siano innocui, gli animon che Max mi ha portato non sono facilmente addomesticabili. Potresti dover mostrare loro il tuo valore per fargli decidere di venire con te. E dopotutto combatteresti mai assieme a qualcuno di cui non ti fidi? Per questo ti lascerò usare il mio lampeco. Ormai siamo partner da anni, ma non posso farlo uscire quando c'è Alice a casa. Ti devi picchiare. Quindi si tratta di una sorta di prova. Capisco. Mi raccomando, fai attenzione. Entrare nel suo mondo. Bene. Pappagliaccio. Cucù. È un cuculo.
quetcha. Però vibro, eh. La grafica mi piace molto, comunque, lo sai? Mi ricorda molto la quinta generazione. Ma queste sono ordinazioni 66, 94, 106, 55, non capisco. Questa è l'iniziativa annullata. Cosa fa indulgenza poi? Shift WASD. Ah, faccio indulgenza, poi avrò doppio turno. Ma sti cazzi, siamo invece. Graffio! Testata. Mi ha bonca. Arca puttana! Ha fatto malissimo, scusami. Faccio l'indulgenza. Così un altro turno subito dopo. E faccio graffio. Cosa fa? Mi ha shottato. Ma su tuo cazzi? Cosa, ho fallito? Dove è andato? Anzi, dove è andato? Cosa aveva quell'animo? È sparito all'improvviso. Forse è scappato? Posso scegliere un altro. Di che stai parlando? L'animal Link è proprio lì, dentro una delle tue bilie. Bilie? Oh, che sciocco. Ho dimenticato la parte più importante. Quando un Animon diventa tuo compagno, questo viene mandato da qualche parte nell'Anispace. Dopo essere sparito, l'Animon crea un Animon Link dentro la biglia con il quale lo hai catturato, per permetterti di richiamarlo quando ne hai bisogno. Le biglie sono quelle piccole sfere azzurre simili a delle biglie che possono essere inserite nell'Holoken. Normalmente un Lumen dovrebbe lanciare l'Holoken contro gli Animon per catturarli con le biglie. A quanto pare, però, il nostro amichetto ha deciso di unirsi a te di sua spontanea volontà. Il mio intuito non mi ha ingannato, hai veramente qualcosa di speciale. Wow, quindi questo piccoletto mi ha preso in simpatia. E ora? Cosa dovrei fare per diventare un Lumen? Una delle abilità più importanti dei Lumen è saper lottare con gli Animon. Immagino che per ottenere quell'Animon dovrai già saperne qualcosa. Ma per assicurarmi delle tue abilità, ti farò lottare contro il mio Lampeco. Preparati! Ok. Prima gli ho fatto un bucio di culo, quindi... C'è molto altro da dire sui combattimenti. Utilizzando il comando appropriato, sarai in grado di cambiare l'Animon che stai attualmente osservando. Gli Animon diversi avranno opzioni diverse disponibili, quindi ricorda di controllare spesso. Premendo il pulsante specifico... Sì, Lampeco sarà fortissimo. Già sito livello, guarda, al 4 al 5. O forse al contrario. Premendo il pulsante specificato, puoi aprire la finestra dettagli, che contiene utili informazioni sull'Animon selezionato. Ok. I tipi a quanto pare sembrano essere... Attributes, Felicis, Hypes Electric. Ok, allora, la finestra dettagli contiene informazioni sull'attributo, il tipo e le debolezze dell'Animon. Le mosse di tipo contrassegnato come come Strength sono molto efficaci contro questo Animon, mentre quelle del tipo contrassegnato come Weak sono poco efficaci. Ok. Quelli Strong e Weak. Crit Power, Crit Ratio, Crit Resist, Evasion, Accuracy, Attacco, Speed, eccetera. Ecstatic, Melancholic, Berserk o Scared? Ah, ma pensa te! Il Pokémon verde, immagino che desse un sacco di estasi. Quello blu era melanconico, quello lì, cioè, era arrabbiato, l'altro impaurito. E invece quello lì è empty, perché quello bianco è senza emozione. Ah, pensa te! Cambio cattura, ok. Altri dettagli. Estasico, frenetico e impaurito. Ok, frenetico, ok. Ed è tipo elettro. Attributi Felicis, ok. Mentre il mio. Il mio è debole contro l'acqua, è debole contro la luce. Io sono Geo. È di tipo Geo il mio personaggio.
Ok. I have no fucking idea what the other types are. Calcio corto. Potenza 40. Salta verso il bersaglio e lo colpisce con un calcio rapido. Efficacia forte. Oh, ok. Perché è Geo. Bonk! Super efficace. Sono fortissimo. Hai vinto. Ai ai, sei veramente sbalorditivo, lo sai. Giù che l'Animon siete già entrati in sintonia. Quasi come se foste fatti l'uno per l'altro. Tornando a noi, è ora di tornare indietro. Alex penserà che siamo spariti chissà dove. Ah, qua c'è salito alla 7. Ok. Con un Animon. Dai, facciamo un giro Borgo Iride. Su via, c'è tutto il tempo del mondo. Inoltre qualche cittadino potrebbe sapere qualcosa su di te, non credi? Va bene, dai. Io vorrei capire quali sono i tipi di Animon, eccetera. Per il resto... Io non credo di stare offendendo nessuno se dico che questo gioco è un clone di Pokémon. Poi vediamo un pochino quali sono le differenze. Già mi piace il fatto che ci sia l'iniziativa in stile Pokémon Arceus. Cioè che tu puoi fare anche due turni di seguito se tutto va bene. Oppure se fa una massa pesante sarà un nemico a farne due. Ci sta. Prendi queste, molti utili. Cosa mi dai, delle biglie? Missioni, vabbè. Cosa mi hai dato? Delle biglie, cosa mi hai dato? Aspetta, facciamo così, no? In caso volessi cambiare idea, cambiare, prendere un altro Animon. Quetcha. Quetcha. I Quetcha sono stupidissimi. E hanno spesso la testa tra le nuvole. E per questo non si accorgono mai di ciò che capita attorno a loro. Le loro piume sono durissime e pesantissime. E per questo motivo non è in grado di volare. Non che ne abbia bisogno, essendo resistentissimo ad ogni tipo di colpo. Quindi ha attacco fisico alto, difesa fisica molto alta. Attacco speciale molto basso, difesa. Fortuna, immagino. For, cos'è? He's dumb. He's just fucking dumb. È Pokémon proprio testa vuota. Ma non... Sono curioso di capire qual è la parte di... Come si chiama? Language italiano. Mi interessava particolarmente sapere la parte delle emozioni, perché sembra molto figo il fatto che... Oddio, sto camminando sul bordo. Sembra molto figo il fatto che ci siano le emozioni come... come status, eccetera. Cioè, Berserk, malinconico, eccetera. Ma il Pokémon non ha questa debolezza perché è Head Empty. Ok, F pick up. Cosa me ne faccio di... Non puoi catturare il bambino, ci ho provato. Dice che ci sono delle interazioni. Forse sono con gli Animon. Io devo esplorare la città, no? Where to? Per andare nel bosco, catturare i miei amici.
Oddio, clippato nel mondo. Quindi praticamente è un... devo pensarla come un Pokémon Ranger... cioè... trama Pokémon Ranger, però in realtà è Pokémon normale. Ok. Devo ricordare quali sono le missioni, eccetera. Aiuto ai cittadini che ne hanno bisogno. Ok, come faccio a capire quali ne hanno bisogno? Non busso, non busso. La catturo direttamente. Come faccio a capire chi sono i personaggi che ne hanno bisogno, però? Non hanno punti esclamativi in testa? Posso andare al bosco? Yes! Pensavo che non lo avrebbero fatto fare. Oh merda. Oh wow, double kill? Oh wow, uno è uscito. Fuck. Oh fuck. Oh! Fuck! Oddio! Bella l'entrata! Melodica! Carino! Aspetta, shift... catch! Altrui è Geo. Quindi posso provare a fare catch? Let's go! Yow! Qui non ci sono ancora i sound effect. Ah, ok. Cioè, fine. Hai vinto. Ah, ma aspetta, ma quanti ne ho, scusami? Quanti animo ho? Figa, li ho catturati tutti? I Melodica sono molto amichevoli, hanno molta cura del prossimo. Il miele che producono nel loro addome è di una dolcezza senza pari e possiede delle ottime capacità curative, sia per Animon che per umani. Libra. Libra, ti prego, non Libra, Pound, perché è Pound? Pound non è Libra, stop it. Fermare così, scusa. È il momento! Testata! Merda, non ho fatto così. Libra. Ha. Calcio corto! Di potermi sconfiggere. Calcio corto! I won, Red Dead. Ho 25.000 melodica, però. Come posso buttarli via? Non li voglio. Sposta. Posso mandarli tipo... via. Ovunque, tranne che qui. E voglio catturare... questi pesci qua. Ma... oddio, due! Sono contro dei... come si chiamano? Dei Smellwing! Cyborg impazzito sta seminando il terrore nel bosco picchiando la fauna con lo yo-yo. Si può fare, fidati. L'ho letto online. Allora, lo Smellwing è un type tipo virus? Cosa vuol dire? Ed è Sereum. Ok...
Let's catch it. Oddio, l'ora è Digimon. Oddio, è uscito dalla Pokéball. Cioè, la mia... Libra, aia. Stop libring me. Carezza. No, carezza sono orribili. Vai. Libra! Sì, hanno fatto pound tradotto in inglese, sì, in italiano. È il momento! Distruggilo! Testata! Smellwing non fa più lottario. È arrivato il momento di indebolirlo. Catch! Vai! Catturato. Smellwing puzza. Hai vinto. Ma che vergogna. Ma basta, tipo, quanti cazzo sono? Ma perché poi ho 25 meno fugge. Sei riuscito a fuggire. Meno male. Vabbè. Però volevo catturare altri mostriciattoli che non fossero questi qua. Ho visto che ce n'erano altri carini, effettivamente. Questi fursona? No, scusa. No, letteralmente... Oh! Bru! Oh! Bratan? Ma non te ne frega un cazzo, sbaglio. Mi stai tipo completamente ignorando, scusa. Ma cosa, ho finito le biglie? E di conseguenza non posso più catturare nessuno? Non sto capendo. Deniuli. Questo è quello 6, vai. Catch! Ah, catturato. Non è vero. Non sto capendo, allora perché prima non riuscivo a catturarlo con il... Non gli va per catturarlo in pound. Non lo so, amico mio, non so cosa dirti. Cioè, era un problema che c'era anche in Pokémon Generazione 1, ma... Non sto capendo. Ma io quindi uso delle risorse per catturare? O posso catturare qui? Oh! Preso dei nuovi. Testata! Prendi questo! Sembrerebbe avergli fatto molto male. Ora Melodica! Libra! Brexit! In italiano tradotto in inglese, non giapponese tradotto in inglese tradotto in italiano, sì, infatti, non sto capendo. Cioè, non sto capendo perché Libra. Cioè, se è una citazione, una battuta, un meme. It's just a meme, bro. Ma perché non... Cose fisicamente non vengono prese? Non capisco. Boh, ma Lolo che prima funzionava, perché la gente fa tutto in base in inglese, però lascia funzionare qualcun altro, sono risorse tempo. Comprensibile, sì, però... Non sto capendo. Sto capendo perché questo yo-yo a volte funziona, a volte no. Mi sa che si è buggato, forse? Perché non sto più interagendo. Non sta più interagendo. Di proposito, una pessima scelta. Ma di proposito, è stato imbarazzante. Sì, purtroppo sì. Va avvisato. Andrebbe avvisato chi di dovere. Morlatta.
per amor del cielo, io sono... sono sempre molto... cioè, perdono sempre persone. Oh, che carini sti qua! Dio, virgola mio. Oddio, c'è una scimmia psichica. Al Miuna. Ah, oh, Miuna è super cute. È estasico dalla gioia. La gioia lo fa stare un po' meglio. Cos'è la cura? La gioia... cioè, la gioia ti fa andare in... immagino che ci sia ecstasy. Sono 9 invece. Vai! Prendi questo! E lo curare? Come? Con cosa? Con i sorrisi, amico mio? Attacco mentale. No, attacco mentale! Come può funzionare su Quercia che non ha la mente? Vai, Melodic! Sì. Cambia... no, manda! Sì, interagisci, vai. Perché non posso mandarlo? Oh! Cambia, vai. Sembra un cazzo di pigliamosche con soltanto... è estasico dalla gioia. Però figa la meccanica della gioia, la rabbia, eccetera. Cioè, voglio capirla per benino. Mi sembra simpatica. Tre melodiche, esatto. Magica, melodica. Prendi questo! Pokéball! Dios. Vai! Entra nella cazzo di Pokéball! Per favore. Corno gelido. Ma poi cosa sono loro? Che dettagli? Lui tipo ghiaccio. Bonky è tipo anomalo. Ed è un Mestus, quindi uno malinconico, immagino. Beh, tanto catturiamolo. Ah, piange ogni tanto. Sì, quindi immagino che sia legato all'emozione. Fanculo, però. Direi che saremo legati alle emozioni, ma devi entrare in questa cazzo di palla! Bastardo. Infame. Fame, ma ho fame di cibo. Voglio andare a prendermi una caramella con dentro cose di cui non si può parlare. Allora, ma proprio sbaglio a preso Exp Bonky per avermi sconfitto. Preso! Yes! Bonky 2 punti preso. Bonky 2 punti preso. Ora ti mando dentro il cielo. Ti mando in cielo a salutare i tuoi cari. Perché domani non ti svegli. Il loop della melodia potrebbe essere migliorato, ma vabbè, queste sono piccolezze. Mancanza di sound effect, immagino che. Perché al momento non c'è. Oh, preso. E le mie mille melodica rendono la mia vittoria scontata. Cambiamo la melodica con melodica. Sì, non posso perdere, sono troppo forte. Che palle. Tanto ho 20.000 turni, quindi who cares. A meno che non utilizzi risorse. Io non so quante risorse sto utilizzando in questo momento. Forse sono un coglione. O forse sono basato. Ma basato su cosa?
Oddio, musica epica. Da qui ci sarà un boss. Bosco Rubo. Va bene, direi torniamo di là. Abbiamo limoni. Questo è un Pokémon che ha già visto. Eh sì, sono animal che ho già visto. Non l'ho fatto apposta, mi sono legittimamente scordato. Tre bilie. Allora non sto capendo, scusami. Ma noi quante bilie abbiamo? Cioè, quante ne sto sprecando in questo momento? Magari ne ho usate tipo 20.000. 22. Ah, minchia, magari erano tipo 50 e io ne ho usate 20.000. Ups. Io sono un coglione. Ma perché si è buggato? È un bug? Per quale ragione non funziona? Per quale ragione io la lancio e non funziona? Lancio intorno, lancio davanti, lo lancio esattamente. Non capisco. Ma è buggato, mi sembra. Sei proprio paccato. Sei paccato. Poi ti pack. Va bene, cosa devo dire? Torniamo in città, andiamo avanti con la storia. Vediamo se ci sono effettivamente dei combattimenti poi da fare, eccetera. Se posso intanto curare i miei Animon. Ma ora neanche quelli base posso andare a... What can I fucking say? I've been scammed. I've been bamboozled. Where the fuck am I? Ok. Aspetta, what the fuck? Perché c'è un... C'è un'ombra ma non c'è... C'è un'ombra ma non c'è nulla sotto quel... Chi cazzo è questo? No, c'era anche un'ombra. Sono sicuro che vi fosse un'ombra senza nessun tipo di sprite. No, ok, era un altro... Magari era, non so se magari era una shiny oppure semplicemente non si era caricata l'ombra. Ok. Quindi, how do I... Ah, riposa! Ah! La fontanella mi fa un din din diri din. Sì, voglio aprire l'ano. Space. Bonky. Certo voglio Bonky nel mio team. Voglio anche un Denuli. Dal Niuna. E lo Smellwing, why not? Per forza, lo Smellwing obbligatorio. Così è un full team, no? Cioè, ora in questo momento il mio Animon... No, per amor del cielo, se è possibile. Mi metto in ordine di apprezzamento. Dio mio, i sound effect sono rumorosissimi. Allora, come cazzo funziona? Corno gelido, carezza. I'm not understanding. Allora, gli Almiuna sono incredibilmente docili ed amichevoli, ed è per questo che sono un ottimo Animon da compagnia. La loro temperatura corporea è più bassa del normale, ma quando vengono abbracciati dai bambini, questa sale drasticamente. Lui è Mestus, ok. I Bonky sono soliti vagare di notte per i cimiteri, ok. Mentre piangono lacrime spettrali. Se vedono un umano triste, i Bonky proveranno a confortarlo, fallendo miseramente a causa del loro aspetto, ok. Horrens, ok, quindi lui è spaventoso, spaventato anche, ed è tipo fuoco. I Denuli sono estremamente docili e tranquilli, ma nonostante ciò spaventano spesso chi non li conosce. Questo perché è facile scambiare le orecchie di questi animali con i loro occhi. Ah sì? Facendoli sembrare temibili e mostruosi. Chi è abbastanza coraggioso ad accarezzarli, però, scoprirà che il loro pelo è estremamente caldo, ok. Ok.
E poi Smilewing che è tipo virus. Lui tipo geoerba. Cosa vuol dire? Perché lui in particolare, questo Benotica in particolare, ha un tipo in più? Gli altri no? E lui sì? Ok, alcuni possono avere diversi tipi? Gli Smilewing sono totalmente non curanti di ciò che dicono gli altri. E siccome fanno sempre quello che vogliono, il loro comportamento passa spesso come dispettoso. Tendono spesso a riunirsi in gruppi assieme ai Toxigal e si affidano a questi ultimi se qualcosa li fa storto. What the fuck? Not understanding. Velocissimo. I'm very confused but interested. Interested. Allora, io vedere intanto cosa vogliono le persone del villaggio, se riusciamo ad aiutarle in qualche modo. Non so in che modo dovrei gestirli, cioè. Ci chiacchiero, ok. Quali porta a queste parti? Oh, non c'è più nessun lume nel Borgo Iride. Ok. Tu che dici? Tra di tutto per andare felice con mio nipotino. Sono contenta, signorina. Cioè, signora. Che languorino. Ok. Vuoi delle uova? Stavo scherzando. Perché? Magari invece voglio delle... Cosa vuol dire vuoi delle uova? Scherzavo. E se volessi delle uova? Tutto suo. Odio questo borgo. Almeno a nord. Oh. Oh cazzo. Cittadini che hanno bisogno. Partita Lumen in TV. Sono troppo felice di rivedere i nonni. Mia figlia e i miei dorati nipotini, Ferdinand, abitano a sud Italia, quindi non li vedo molto spesso. Ma quando vengono a trovarmi, il mio cuore si riempie di gioia. Sono contento, signori nonna, signori nonna. Ma dove devo andare per aiutare il popolo? Dei punti esclamativi in testa, qualcuno. Ah, ma guarda lo scivolo a forma di No Brain. Questo è tipo cinque ramoscelli, urca. Aspetta, ora che ci penso, quel tizio ha detto e ti consiglio il Pokémon bianco. Oh! E sta dando del No Brain? Ah, merda! Oh! Vuoi fare... a botte? Bastardo. Dove sono le persone che hanno bisogno di me, scusami? Cioè, ma non capisco se è il gioco che è buggato e magari la... visita turistica. Sì. I due si incamminano, segui. Ok. Where to? Ok. C'è una zona. Questa nonnina qui? Che guaio. Va tutto bene, signora. Ma figa, un punto esclamativo in testa. Vorrei preparare della marmellata di morlotte, ma non ne ho più a disposizione. Quante... Sì, non ti preoccupare. Quante ne servono, signorina? Signora, scusami. No, dimmi non 5. Ok, quante ne vuole? Quante ne vuole? Quante ne vuole? Le ho già prese. Ce le ho già. Quante ne vuole? Non dirmi che ne vuole 5. 0 su 5. Come 0 su 5? Ma ne ho già. Beh, ne avevo già 4, quindi... Fortunatamente o sfortunatamente comunque non potevo fare di più, però... Cavolo.
Oh, sono di parlarti! Eccezionale! Qui dentro c'è qualcuno che ha bisogno? Dove ti porta qui? Cosa potrei mai cercare in questo umile bar? Ok, non mi sono accorto. Ok, sono molto ben informato. Ok. Tu, signore? Una strascina, per favore. Ah, un altro giro sarebbe. Ok. Allora, vini di altissima qualità. Non so davvero quale provare. You choose, Bratan. Stai laggando la live? No. È il gioco che non è... Non è super... Perché ci sono i punti... Qui a sinistra c'è un'altra questa. Oh, che fastidio. Che succede? Qualcuno ha avuto la bella idea di lasciare una marea di scatoloni in giro per Borgo Iride. Ora alcune strade sono bloccate ed è tutto così disordinato. Ma è un olo che è quello. Ah, questo posso distruggerle. Ok. Beh, sono d'accordo. Sì, le farò sapere. Toglierò tutte le scatole, romperò tutte le scatole. Qui devo parlare? L'altra è questa? Smellwing, cosa devo fare? Devo sconfiggere degli Smellwing. Ok, quindi... Distruggere... Smellwing, distruggere le casse... Ok. Sconfiggiamo gli Smellwing, allora. Smart fella. Or fart smella. Bam 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 bam. Passo sismico! Boia, vedi. Disintegrato. Quando è che l'hai imparato a passo sismico? Hai vinto! Lo so, lo vinco sempre io. Oh, due, wow! Corno gelido. Passo sismico! Immagino che abbia un cooldown, passo sismico. Perché bello forte. Calcio corto! Bam bam bam, petto affilato! Ouch! Passo sismico! Vabbè, vittoria! Allora, direi che devo sconfiggere un altro? Altro due, perfetto, così mi assicuro. Corno gelido! Easy, easy, lemon, squeezy, I know what I'm about to do, passo sismico, oh wow, sei sopravvissuto, ma per molto ora stai muto, ti faccio un corno gelido, tu sai che sono freddo, questo ti lascio a secco, di vita, e di vita, la marmellata, la
faccio con la frutta. Allora, fugge. Sono riuscito a fuggire, grazie. Dovrei aver sconfitto però il numero, il quantitativo di fart smell. Si è occupato di Smelling. Già. E se è stato un lumen? Chi lo sa. Andare a distruggere le casse. Vediamo un pochino se funziona allora il... Ma dove cazzo sono le missioni peraltro? Ah, fanculo le morlatte, mi sono scordato. Casse sulla città, vabbè, intanto facciamo questa. Oh. Casse sulla città. No. Ma che smetti? Segui. Non me le fa vedere anche. Dove sono le casse, peraltro, scusami? Dovrebbe essere in giro per il cazzo, no? Ecco qui. Oh! Carina! Carino come hanno interagito. Abbastanza pulita l'animazione di distruzione. Altre casse. Ah, queste sono casse. Niente, scusi. Pensavo fossero casse del cazzo, invece sono casse. Come faccio a distinguere le casse da distruggere a quelle che no? That's confusing! Ok, signore. Fatto? No. Ho capito, scusi, posso skippare? Ok. Va bene, facciamo un giro per la città. Vediamo se riusciamo a distruggerle tutte. Non saranno anche in giro per di qua. No, no. Saranno soltanto sulla città, perché altrimenti è problematico. No, infatti, sono solo sulla città. Alrighty, allora facciamo il giro. Spero che non intenda anche di là, tanto è questo il borgo, quindi sti cazzi del... non sarà mica nascoste. No, sarebbe da bastardi nasconderle in giro o metterle in posti. Ci vedo un cazzo, ok. Brigun. Bilia, limonia. Ma le bilie non sono tipo rarissime? Pozione. Ho capito. Ah, ho capito. Questi? Ma non si possono distruggere o sono da distruggere ma ci devo andare in un altro modo? Why do you treat me like that? Devo passare proprio qua. Vabbè. Devo entrare nel suo giardino. Niente. Distruggere le casse. No, rompere le scatole. Vabbè. Qui ci sono delle scatole, ma... queste sono scatole buone. Come faccio a distinguere quelle buone da quelle cattive? Everything looks the same to me. Ok, questa è cattiva. Ok, I think I am a smart fella. Quante altre ce ne sono, scusami? Sono troppo di... Dove sono? Dove devo andare? Dove? Sto girando per tutta la città a rompere scatole. Signore, cerchi di capirmi. Ho una famiglia. Cosa devo fare?
Cioè, ogni volta che trovo una scatola non so se effettivamente devo rompere oppure no. Perché non le segnalo sulla mappa? O sono segnate sulla mappa? No, sono stronzo. Tutto ciò che assomiglia a una scatola devo distruggerlo in poche parole. Sperando che sia effettivamente ogni quella da distruggere. Ma qui ci sono già salito. Quindi magari qua a destra, che magari non ci sono passato, magari è scappato qualcosa. Scatole, no. Scatole da rompere, no. Qui. Ma? Sì. Se sono qui mi incazzo, eh. Qui non vale, qui già fuori. E invece sì, sicuro. Va bene, va bene. Capisco. Però dovremmo essere a posto. Dovremmo aver finito. Anche perché sennò passo figa metà live a rompere scatole. Quindi altra cosa, per così date un'indicazione, una bussola, anche solo per indicare i vari cose. Giorgio, le scatole stanno di intralcio, ma non le trovo, non le vedo. Cioè, sono così tanto di intralcio che non le intravedo, non... Ok, forse è colpa mia, questa effettivamente continua ad essere parte di Borgo Iride. Però Borga Buddana. Quindi immagino anche qui. Queste sono scatole brave. Ma poi, scusami, io posso... Dice, sì, sì, tieniti pure il contenuto di queste scatole, ma te non le hai messe tu? Non sto rubando, praticamente. Beh, apprezzo. Non è il permesso di... Scusa, questo in che modo? Cioè, queste che mi permettono di passare non sono di entrare. Giorgio, spero che tu mi dia tante cose belle. In cambio di questi... Di tutto ciò che sto facendo per te. Che altrimenti ci saranno delle conseguenze. Che tu non vuoi affrontare. Ma ti farò affrontare. No, queste sono brave. Anche se sono davanti alle scale, sono scatole brave. Qui dentro, sia mai, mi scappano delle scatole qui dentro. Alrighty. Teleport, non ci sono dei fast travel. No, vabbè, dai. Forse ce la facciamo fare in fretta. Anzi, magari, esatto, incontriamo anche qualche bad scatolone. Scatole cattive. Da non confondersi con le scatole buone. Ok, dovremmo stavolta... davvero abbiamo finito, mi sa. Cioè, davvero, le ho distrutte tutte. Ho fatto 4 giri della città, anche basta. No? E da pensare che siano sufficienti. Essere stato un buon cittadino. Dio, aiutami, perché io sto per eliminare. Dai, che cazzo, dove sono le altre rimanenti? Per la spiaggia. Scusami, dov'è che sono queste cose che disturbano così tanto? Queste qui giù. Pozione. Era questa? Era forse questa l'ultima? La singola scatola? Ti prego. No, guarda, ce ne abbiamo un'altra qui. Ormai le riconosco. Ma che ragione questa no, ma... Orribile sta missione di andare in giro senza nessun tipo di indicazione. Mappa è grossa, eh. Cioè, ora... Sì, Dio, non è l'enormità, però... Non è una piccola mappa. Io devo andare in giro senza sapere...
avere idea di quante me ne rimangano. Distruggi 20 scatole. C'è un counter, boh. Non ci metto, conto. Ma ci devo fare tutto il giro. Ok, sono qui. Che era malato, eh. Sembra un tesoro, ma in realtà è un cassonetto. Però alrighty. Perché io sto distruggendo cose invece di giocare ad Animon? Non comprendo. Volevo a Lumentail. Io volevo soltanto catturare le creaturine, vedere come si evolvono, dove la palle. Dello stile di gioco. Dai, madonna. Cioè davvero. Se uno si spazientisce facendo una sottoquest obbligatoria, peraltro. Forse. Cioè. Too much. Diminuite queste scatole, vi prego. Feedback che vi do con tutto il mio cuoricino. Ma controlliamo dove cazzo stanno, se ci stanno altre scatole. Saranno queste le ultime, vai. So, se davvero non sono neanche queste, io non mi arrendo. Cioè, chiudo live. Promessa, eh? Se non sono ultime scatole, impazzisco. Perché sono davvero sull'orlo, eh? Sull'orlo della follia. Non è facile spingermi sull'orlo della follia, ma questo gioco ci sta riuscendo. Certo, con la stessa musichetta in loop, impazzisco. Le scatole. Questo gioco Shin Megami Tensei non è un Pokémon like. Io ora, per la mia sanità mentale, vado direttamente nel bosco a prendere le cose di marmellata, come cazzo si chiamano. Se trovo delle scatole nel frattempo, le distruggo. Ma se poi non posso andare avanti nella storia per il blocco di quello che è successo, non mi frega un cazzo. Cioè, ora, vale tutto, ma questo no. Posso accettare di tutto, ma ti giuro, se queste scatole contano come quelle che devo distruggere per la quest. O se la quest è buggata. Guarda, non so cosa sia peggio. No, queste non saranno scatole della quest. Queste saranno scatole a caso che ti danno delle ricompense. A caso. Sì, sarà questo. Sarà questo, Kurunaeda. Kurunaeda, stai calmo. Sarà quello che hai detto appena tu. Sarà quello che hai appena detto tu. Ci mancherebbe altro che sono all'interno del bosco rubo, che non è neanche dove è stato detto. Come questa. Voilà. Sarebbe una follia. No, sarebbe una follia. No, ti pare Kurunaeda. Pare che ti fanno distruggere roba all'interno del bosco e poi ti dicono no, in realtà servivano per questo. No. Cioè, ti pare che queste scatole qui poi serviranno per la quest. No, la follia. Cioè, quel vecchio di merda li facciamo andare all'interno del bosco e distruggere intorno alla città, sulla spiaggia, ovunque, per andare a distruggere queste case di merda. Non è così. Kurunaeda, stai pazziando, se dicono cazzate. Stai uscendo di senno. Cioè, sei fuori di te. Dicevo delle stupidaggini, delle idiozie, delle scemenze.
un idiota, uno scemo, un bastardo. Io te lo devo fare, scusa. Se qui non ce ne stanno altre, però. Queste cazzo di more bastarde. La musica, non so cosa vuol fare la musica. Non è possibile proseguire questa parte. Scusa, ti chiedo più. Riposare, sì, voglio riposare. Non voglio aprire l'anno, non hanno già aperto a sufficienza le quest date da Giorgio. Ora. Wow. Quindi questo è un cimitero, che è? Expo. Erba aromatica. Ci sono un affanculo per fare. Vabbè, tanto esploriamo, guarda, almeno questa è la parte divertente. E ora gli animoni iniziano a ripetersi, ma magari in un qualche zona. Erba aromatica. Morlatta. Dovremmo già averne abbastanza di morlo. Qui è dove siamo comparsi, no? Era tutto glitchato. Ah, ok. Casse distrutte, 12 su 15. Ah, ma quindi... Scusa, perché è comparso ora? E prima no? Non... Perché è comparso ora la cosa... Magari sto pazziando, magari davvero c'era già, io sto completamente uscendo di testa. Queste non valgono, ovviamente. No, ok, infatti, non valgono, ok. Non valgono, hai ragione, non stai impazzendo. Cioè, stai impazzendo, ma non per la ragione che credi. C'è qualche animal vicino all'acqua? Oddio! Questi sono dei jack-o-lamp... Jack-o-lamp. Ok. Quindi posso catturare gli animal anche fuori dal combat. Questa qua è una cosa molto carina che mi piaceva anche di Arceus. Passare per rimanere. Cosa cazzo sei tu, scusami? Ok. No, ero interessato all'altra creatura, non la voi. Voi non me ne frega un cazzo, è dell'altra creatura che sono più curioso. What the fuck was that? Sono riuscito a fuggire, però male. Esatto, lui. Proprio di lui. Ok. 2. 3. 4. No, qualcuno. Tu. Ok. Qui immagino ci saranno qualche scena epica in futuro. Al momento non c'è un cazzo. Però cambia la musica quando incontro sto luogo, quindi... Ne terrò a mente. Posso uscire cortesemente? No, sono bloccato. Ma io posso teletrasportarmi da qualche parte? Cioè, ci sono delle cose sulla mappa che indicano... Cioè, questi punti di interesse, tipo, no? Belvedere Ventoso.
Can I fucking... no? Albero di morlatte, no. Fuck yourself, fucking idiot, praticamente. Ok. Understandable, passa una buona giornata, faccio il giro. Scusate anche se non ti ho chiesto. Ok. Non so se la musica si sta overlappando perché... o se mi sta dando la testa per altre ragioni. Però aspetta, già che ci sono, vorrei anche accedere all'anno... Hanno space, yes. Questo Oxawaddle. Anche tipo fuoco questo addirittura. Sì, Oxawaddle. Mi piacciono il design, mi piace comunque il design, eh. Sì, voglio spostarlo al posto di Smellwing che... puzza. Cioè, si chiama Smellwing. Che se lo fa? Sarà anche tipo Virus, che è un nome fighissimo, ma... I smell nel nome, bro. Che ce lo fa? Che cazzo è successo la musica? Anomalo fuoco, Orrens. Gli Awaxol sono tetri e oscuri e adorano prendere le persone alla sprovvista. Si dice che si mimetizzano durante la notte spegnendo la loro fiamma per poi riaccenderla all'improvviso per spaventare le loro vittime. Di norma si riuniscono in gruppi per non restare da soli. Ok, e... attacco mentale e Startle. Ma perché? Perché non l'hanno tradotto? Startle? Colpo subdolo e Startle anche qui. Carezza, dolce miele. Fuoco artiglio, attacco mentale, con oggetto di carezza. Mamma mia. Da aggiustare un pochino il volume delle cose. Vabbè. Let's not impazzir. Let's go back. I think we've taken enough marmelloni. E basta. Ui! Quasi, eh. Ci stavano proponendomi. Ok. Dove cazzo stanno le casse? Che sono sicuro che ci siano più melodie. Scusa, queste dove cazzo sono spawnate? Scusa, non erano ancora. Scusa, sono sicuro al 100% che qui ci sono più musiche. Ci sono più musiche contemporaneamente? Sì! Ah, le rubate perché non provavo il Crash Bandicoot. Ah, ok. Le rimesse di qua. Sono due musiche contemporaneamente. Sono solo al 100%. Non è che sto impazzendo. No. Oh, brutto bastardo. Come? Ho distrutto tutte con le scatolacce, le ho distrutte tutte. Che bella notizia. Madonna, dammi tutti i tuoi soldi. Dammi i tuoi soldi. Dove cazzo è che devo andare? Tu? Ok, per la marmellata. Oh. Adesso vieni per l'aiuto. Tu ma, tu nonna e tu pa. Torniamo a casa di Capan, vai. Sono mal di testa con queste cazzo di canzoni che provano in loop una sopra l'altra. Ok. Questa è casa di Capan, sì. Madonna mia, ti prego. Fai smettere tutte queste canzoni contemporaneamente. È una tortura. Cioè, di sottofondo c'è quel tema. Boh. Comunque. Ora salviamo e cerchiamo di uscire e rientrare. Magari si è buggato. Sì, siamo tornati. C'è qualche problema? Ok. Sono un lumen ormai.
Ha già una Lacrim un Animon. Sì, più di un Animon. Ok, un Animon molto potente. Che sarà quello dove c'era quella zona, ok. Un talento quasi sleale. Vai. Ci sto. Dai, facciamolo, let's go! Oh wow. Va anche... Che bel gioco colorato, speriamo in questo Lego Universo non accada nulla di definibile momento storico di maggiore importanza. Oddio. Mi spaventi, Silver. Aspetta, fammi salvare e uscire perché sono davvero esco di testa. Ok, oh. Chiudiamo, riapriamo e poi voglio continuare a finire la demo, che tanto immagino che non manchi moltissimo. Gioco, puoi chiuderti per favore? La tua chiusura non farà crashare tutto il computer, vero? Vedi il videogioco? Se faccio gestione attività e ti chiudo, non succede nulla di strano, no? Non dare nessun tipo di problema. Niente videogioco. No, sì che c'è il videogioco. Ha voglia. Vero? Non ci sarà nessun tipo di problema. Vi faccio vedere ciò che vedo io nel mio schermo. Probabilmente è nel suo laboratorio. Ah, hai mangiato due stringhe di codice. Silver, potresti rimettere a posto, per favore, le sputi? Cattivo. Non si fa. Alt F4, come lo fa? Gestione attività. Oh, non me lo fa toccare. Ma perché? Chiudi finestra. Aiuto! Non posso più giocare! Devo staccare la spina del PC. Perché? Perché sta succedendo questo? Perché non posso neanche accedere alla gestione attività? Guardate, cioè se io cerco di accedere il gestione attività, anche qui, vedete, no? Oh, si è chiuso! Si è chiuso! Beh, ha funzionato. Basta solo avere un pochino di pazienza. Nulla di preoccupante. Ok. Ora riapriamo il gioco. Vediamo un pochino che cosa accade. Ok. Il gioco sembra essersi riaperto. Coltello nelle pareti interne del tuo stampo. No! Assolutamente non fatelo, assolutamente non fatelo. Allora, premi un tasto. Continua. Dovrebbe aver salvato. Sconfiggi l'animo. L'animo è un pericoloso, l'animo. Vai. Tanto ho già capito dove si trova. Ok, siamo tornati. Ma perché sto gioco fa crashare il OBS? Non comprendo. Non è neanche il primo gioco che lo fa sta cosa. Non... Sometimes I don't even comprehend. Vabbè, andiamo avanti. Tanto ormai mi sa che siamo a fine demo. Quindi non... Fanculo le casse.
Mio padre ha fatto scattare il salvavita 9 volte in quel modo perché il tappone era fatto male gli appositi attrezzi metallici mentre piuttosto che una porta interna. Ma figa Dio. Cioè, che cazzo di roba pericolosissima. Allora. Dove sconfiggi l'animo pericoloso? Sarei in quella zona che dicevamo noi, quindi. No, andiamo via dai fart smella. Fart smell. Oh Dio mio, sono un attimo distratto e sto andando in bocca. Allora. Che roba è questa? Ah, oh, un sasso. Che roba è questa? Un sasso, wow. Morlatta. Vero momento di autodesign a parte della Imetech. Non avendo idea, alzo le mani. Qui invece? Puoi percepire un... Puoi percepire un'aura minacciosa per venire da più avanti. OBS come Mario 64. Uy, bello però, sto Animon. Ma questo è il Yotamor. Ah, non bug nessuno e ricompare. Ah, wow. È lui l'Animon irrequieto. Questo è veramente strano. E poi, dov'è il suo compagno? Non si separano mai. Oh, diamine! Sta per attaccare! Un brutto presentimento. Trey, prova a trattenerlo. Come io? Ma scusami, ma... Bello. Livello 12. Ah, scusa, lo catturo. Non posso? Non si può? Anomalo ghiaccio. Quindi virus, ok. Oh, devo usare addirittura 3 Animon della Madonna, che esagerati. Aspetta, come si fa? Perché cambia oggetto? Amo scemo, che... Non posso attaccare. Ah, lui... What? Perché... Ah, perché era il turno di Almiona, giustamente, non potevo attaccare il gioco. Caparezza, vai. Corno gelido! Ok. Calcio corto! Fuoco artiglio! Muori! Minchia. Bel damage. Corno gelido. Tipo che te provi a streamare Genshin Impact e l'universo implode e ci mettiamo lì dopo a caso mortale quantistica. Esatto. Non so perché, anche con Genshin Impact. Oddio, ma ho shotato Bonky. Bonky. Dai. Oh, Waxolo. Oh, Waxeru. Passo sismico. Sarà resistente, ma questa mossa è molto forte, quindi... Bonk. Startle. Non so perché non è mai stata tradotta. Penso affilato. Ehi, la puttana Eva, l'hai mai shottato? E allora? Veniamo degli uri. Degli uri ho detto. Ah, se ho detto degli uri, perché mi devi dire info? Degli uri! Degli uri! Colpo subito! Tanti pochi minuti all'estero della demo, quello gioco esce tipo tra 2 anni. Sì, dipende da cosa vogliono fare. Nostalgia. Dolosamente malinconico. Passo sismico! Oddio, ha 2 vite! Oh, wow, ok. Libre. Colpo subito! Perdo HP per la melanconia? Ok. Attacco mentale. Merda, mi ha shottato. È fortino sto boss.
Oppure sto succando io, Melodica. Sono estatico dalla gioia. Good. Senza voce era un Pokémon like, la sua identità mi piace. Beh sì, per amor del cielo, si distanzia da essere un Pokémon like? Non lo so, perché comunque è un Pokémon like. Sì, ha un'identità un pochino diversa, mi piace anche questa cosa. Dipende anche molto come sfrutta questa cosa qua delle emozioni, eccetera, che è un po' la sua parte unica. Vento ordinato. Merda, che morto. 18 fa male. Per quello che dico ha proprio senso, ok. Attacco mentale. Non funziona su Quetcha. Quetcha non ha una mente. Onestamente, considerando le persone dietro questo gioco, non mi stupisce proprio se è diverso, a parte il team, sono quelli che ha fatto Pokémon Xenoverse. Ok, hai vinto. I'm good. Capanna aveva proprio ragione. Il tuo talento è un diamante allo stato grezzo, ragazzetto. Hai battuto quell'Animon in 4-4-8. Incredibile. Nemmeno un Lumen Reserva potrebbe riuscirci. Wow. Come... come hai fatto? Senti, perché non ti unisci a noi? Abbiamo un programma di preparazione da urlo. Poi come ci lavorano e sanno come distanziarci se non far finta precedenti Monster Collector che sono molto improntati su Pokémon. Sì, beh, diciamo che io quando vedo questo gioco la prima cosa che penso è Pokémon. Però se c'è modo di cambiare un pochino. Oh no. Non dirmi che era Borgo Iride e il compagno di questo Pokémon ha distrutto tutto. C'è musichetta tun tun tun. Oh, sono morti tutti. Tun 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 tun. Oh, non c'è più nessuno vivo. Tun 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 tun. Allora. Riposa. Tra l'altro già mi è piaciuto il fatto che c'è una boss battle con 3 Pokémon contro 1. Già mi è piaciuto. Sì, perché ho dato il Monster Collector, ma già per esempio di fan combattere battaglie più oggi per il classico come appena visto. Sì, è vero. Ma infatti, come ho appena detto, l'ho apprezzato. Cioè, l'idea di battere un nemico con tanta vita, molto forte, eccetera, che mi shotta tanti Pokémon e poi di tanto ne posso mandare altri perché ne ho di più, molto figo, mi piace. Piuttosto che il classico Pokémon con assolutamente un colpo e l'altro muore. Oh, Borgadroia. Che disastro. Flashback di Telo con me. Lo zio? Dov'è lo zio? Devo chiedere un... resoconto delle vittime a qualcuno. Zio! Ares, non andare! Che diamine. È Telo in italiano. Ora devo anche rincorrerlo. Però devo iniziare ad attivare le operazioni di soccorso, altrimenti finiremo anche peggio. Mi occuperò io di Ares. Tu pensa alle operazioni di soccorso. Se non ti avessi visto in azione sarei titubante. Fai attenzione! Quasi sicuramente questa è opera di Piemont, un Animon molto più forte di Yotamor. Qualsiasi cosa accada, cerca di evitarlo. Ce ne occuperemo io e la mia squadra, non appena arriveranno. Credo di poter badare a me stesso. Ora pensa ai soccorsi. Merda, the city is no more. Ho appena finito di perdere tutto il tempo lì. È caduta una casa. Devo trovare un'altra strada. Appena finito di liberare la società dalle scatole. Ho passato ore per rendere questa città più vivibile. Ma va fangul. Ecco, funziona.
L'importante è che sia morto Giorgio, quello lì che mi ha fatto pulire le scatole. Oh cazzo. Oddio, questa è l'evoluzione di... L'altro. Tururu. Oh, entrate in sta cazzo di Pokémon o no? Oh, grazie. Ho catturato quel bastardo. Come si chiama? L'evoluzione di Smart. Di Fart Smell. Che cazzo ci fa subito qua? Ah, devo fare il giro, mi sa. Sono contro Fart Smell 2. Come si chiama? Toxigal. Ah, ok. Fart Smella! Fart Smella is no more. Asso! Sismico! Ma figa, qui prima? Ok, vabbè. Arpione gelato! Demolitore della terra! Aiuto! Aiuto! Oh no, oddio mio. Trey, grazie al cielo. Ero venuto a cercare degli strumenti per Lumen della vecchia palestra, ma ad un tratto c'è stata una scossa ed è crollata. Non mi sono fatto male, ma non riesco a districarmi. Puoi aiutarmi ad uscire fuori da qui? Non ho davvero più il fisico per fare certe cose. Forse dovrei ricominciare ad esercitarmi con Alice. Chissà, magari potrebbe anche fargli piacere. Ora, la struttura è ancora poco stabile. Ti spiacerebbe tirarmi fuori di qui? Non è una posizione esattamente comoda. Perché sta crashando tutto? Trey? Perché resti fermo? No, ma io gli volevo bene! No, ma io gli volevo bene al dottore! No! È morto! No! Questo passaggio sembra praticabile. No! Ho fatto cazzata?
Ho fatto cazzate? Oh, zio caro. Ehi, vuoi una mano? Ti sembra che mi stia divertendo? Ah, aiutami, ti prego! Questa situazione non mi piace. Ma si poteva salvare il dottore? Andiamo a... 99 danni. Sì, certo. No, dai, mi stai trollando. Mi stai trollando. Non puoi dirmi questo. Non dirmi che si poteva salvare. Mi sta facendo il bucio. Mi sta facendo il bucio.it. Carezza non si mostra niente perché è statico dalla gioia, sì, tanto. Oh, finalmente è completamente impaurito. Voglia di nostra linea da cittadina. Esatto. Proprio favorito per attaccare, ottimo. Continuiamo a... Come? Scusa, non era troppo favorito? Non è più troppo favorito per attaccare, scusa? Qualcosa mi dice che non ce la farò, sai? Qualcosa mi dice che non ce la farò. Sono di quelle cose nella videogioco che mostra che sei ancora da piccolo e riceve con le performance molto più forti. E invece no, la prendo in culo e basta. Cioè ho perso, quindi... fine. Questo è un... cioè, è un boss che effettivamente devo vincere. Avendo perso la battaglia, Trey è corso a cercare un posto sicuro dove riposare. Ma quindi vuol dire che ora peraltro è morto anche il dottore? You're fucking kidding me. Vabbè, però direi che comunque, come prova, come demo di prova, mi sta piacendo come gioco. Comunque, è quasi mezzanotte, io direi che sono stato davvero stanco, quindi direi che per oggi basta. Direi che me la prendo con calma. Detto ciò, grazie per aver visto questa puntata speciale di oggi, un pochino più diversa dal solito. Ora che ho finito Fire Emblem posso un pochino stuzzicare e giocare a CrossCode, a tutti quegli altri giochi, tornare a fare un pochino più di variety. Detto ciò, noi ci vediamo domani sera. Grazie mille della compagnia, e altro non posso dirvi che...
Vi auguro buonanotte. E ricordate sempre, that's life.